l'accoglienza riservata alla Juventus nei paesi asiatici suggerisce un cambiamento degli equilibri a livello di branding. E qui dobbiamo entrare un pochino in un discorso, diciamo, un po' diverso. Il tour asiatico si è concluso, ormai è stato consegnato tutto ciò che doveva essere consegnato, c'è stata una lamentela della federazione coreana verso gli organizzatori della partita tra la rappresentativa coreana e la Juventus per la mancata, diciamo, partita di Cristiano Ronaldo, perché Ronaldo ha passato praticamente 90 minuti in panchina praticamente, ma a prescindere da tutto questo ho notato nei confronti dei giocatori della Juventus e della Juve in generale un entusiasmo a livello asiatico che io non notavo ormai da parecchi anni. Per capire un pochino diciamo quello di cui parlo, dobbiamo andare un pochino indietro nel tempo, in un'epoca in cui alcuni di voi non erano neanche nati, molti erano nati, sicuramente se lo ricordano, molti erano piccolini. 1996 la Juventus va a Tokyo e si gioca la finale di Coppa Intercontinentale contro il River Plate. Partita serrata, partita, devo dire la verità, molto molto particolare, arriva il gol all'82esimo, manco a dirlo, è Del Piero a deciderla, e la Juventus diventa campione del mondo a Tokyo. Da lì, per almeno un decennio, la Juventus in Giappone, e in generale Del Piero in Giappone, sono stati considerati tipo Ollie e Benji. Cioè c'era una popolarità tale della Juve e del marchio Juve in Giappone che molti dei proventi della Juve, diciamo inerenti alle magliette, al merchandising, ai gadget, provenivano proprio dal Giappone. Con, diciamo, l'ampiezza, in generale tutto ciò che è derivato dalla globalizzazione, le cose si sono, diciamo, ampliate. A un certo punto la Juve ha avuto un crollo, quando, voglio dire, era in Serie B, il branding della Juve era letteralmente, voglio dire, a terra, si è ripreso con le vittorie varie che aveva avuto negli ultimi anni e si è evoluto in nome comunque di quello che è accaduto a livello anche di economia, a livello di sociologia. C'è stata l'espansione, diciamo, territoriale, ci sono stati i social network, c'è stata la possibilità di connettere comunque le realtà una con l'altro. Perciò sono rimasto molto stupito dall'accoglienza che i tifosi asiatici hanno riservato alla Juventus, dal calore, ogni stadio era praticamente pieno, dall'ultimo settore al primo praticamente, e soprattutto, ragazzi, questo vuol dire una cosa, che il nostro brand è molto 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 in crescita. Perché continuo a nominare brand? Perché mi riempio la bocca di cose come branding, economia, socialità e sociologia e social? Perché oggi il mondo del calcio non è solamente purtroppo il campo, è qualcosa di più ampio, è qualcosa che abbraccia anche l'umanità, è qualcosa che, diciamo, da questo punto di vista ti dà una mano a livello economico, proprio perché una società non è più una società di calcio, ah che bello, società di calcio, facciamo che la lega della parrocchia e finisce. No, il nostro calcio è visto in tutto il mondo, i nostri campioni sono visti in tutto il mondo, una fidelizzazione del cliente dal punto di vista, diciamo, geografico è sempre una cosa positiva, perché ti consente di espandere i tuoi confini ovunque. Prima, fino a 20 anni fa, 30 anni fa, la Juventus, non dico che oltreoceano non fosse conosciuta, o il Real Madrid non fosse conosciuto oltreoceano, ma il bacino d'utenza maggiore di vendita, il bacino d'utenza maggiore di tifosi, il bacino d'utenza maggiore a livello di, diciamo, anche typing, ce l'aveva l'Italia, cioè, oppure nel caso del Real Madrid la Spagna, nel caso del, che ne so, del Manchester United dell'Inghilterra. Ma negli anni le cose sono cambiate, i continenti, quelli asiatici, quelli africani, sono cominciati a venire fuori, hanno cominciato ad usufruire dei propri mezzi per seguire le squadre, voglio dire, che hanno scoperto, che sono riusciti a valorizzare, che sono riusciti insomma a seguire, e di conseguenza, oltre che sono riusciti a seguire, sono riusciti anche ad apprezzare. Di conseguenza, un apprezzamento così alto della Juve nel continente asiatico vuol dire maggiori guadagni vuol dire maggiori, voglio dire, possibilità a livello di mercato per campioni, maggiori campioni vuol dire maggiori trofei. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate.